Una partita con tanti periodi, bella secondo me in termini di ritmo, di fisicità, di quelle che sono state anche delle espressioni di gioco alternate, ci lascia un pizzico di rammarico perché comunque secondo me avevamo fatto la cosa un po' più complicata, sbloccarla al fronte di un avversario che sta dimostrando grande solidità, fisicità e che rimane in partita riesce a rimanere in partita per tutta la durata della gara. Il rammarico è quello lì di essere rientrati secondo me un po' rinunciatari, consapevoli del fatto che avrebbero tenuto i ritmi alti, avrebbero insistito e avrebbero creato delle pericolosità sia sotto l'aspetto tattico, ma anche per quanto riguarda poi, ecco, i piazzati. Detto questo, passata quella fase, sulla distanza siamo riusciti di nuovo a riprendere campo e a creare poi anche noi quelle occasioni che potevano portarci alla vittoria. Però, ripeto, poi è un punto che ci dobbiamo tenere stretti per come è arrivato. Dobbiamo guardare avanti con fiducia. Da domani c'è da preparare un'altra gara, con l'ennesima conferma che questo campionato ha tante compagini, compreso il Rimini, dove nulla è scontato. Se guardiamo anche gli altri risultati, Campobasso piuttosto che altre squadre sono riattaccate e ogni partita veramente è complicata a strappare 3 punti. Noi dobbiamo, ripeto, continuare perché anche oggi, sotto l'aspetto della preparazione della gara, su quello che è stato un'organizzazione, stiamo portando avanti determinate cose, però allo stesso tempo anche questa ci deve servire da lezione perché un 1-0 poi non ti può bastare in virtù di quella che è l'equilibrio di ogni partita di questo girone. Questo è un avversario che in termini di tanti li ho allenati, in Scusa, termini di intensità, collegami, scusa. dinamicità e di passo, anche come struttura di gioco, di come si sono sistemati, non è semplice reggere i loro ritmi. Dispiace un po' per come abbiamo gestito dopo l'1-0 determinati palloni, perché poi a quel punto si sono alzati un po' e siamo diventati un po' rinunciatari sulla prima palla recuperata, dove c'erano gli spazi per sfruttare i gaddini, Pattarello a campo aperto. Ripeto, poi nel secondo tempo c'è stata un'altra lettura, perché siamo rientrati, secondo me, un po' rinunciatari nel discorso di voler gestire un risultato ancora troppo in equilibrio e a cospetto appunto di un avversario che rimane in partita per tutta la gara.